Grande festa c'è pagati, oggi è il giorno del patrono, San Rocco, tra balli, canti e la sfilata di 9 carri addobbati con i tradizionali taralli che poi sono benedetti. Tanta gente in piazza con il ritorno degli emigranti per un giorno che il sindaco Gino Cantò descrive così. Dunque, questa è una tradizione che è 100 anni che lo facciamo a Cepagatti. Ogni anno il 16 di agosto c'è la sfilata dei carri con la vendita dei taralli in onore di San Rocco. Quindi è una tradizione che non abbiamo interrotto nemmeno nell'era Covid, quindi assolutamente rappresenta le tradizioni di Cepagatti e ogni contrada rappresenta il suo carro. Quindi è una festa bellissima per tutto il paese che anche dall'estero ci seguono. Cosa simboleggia San Rocco? Ma San Rocco per noi è il protettore, quindi rappresenta veramente Cepagatti. Noi siamo devoti a San Rocco e a Santa Lucia e tutti gli anni, ecco, noi facciamo una festa bellissima. Devo ringraziare anche il comitato che ogni anno fa le feste e organizza le feste in modo eccellente. Cosa simboleggiano invece i carri? Beh, i carri rappresentano le tradizioni di Cepagatti. Ogni contrada, ripeto, fa il suo carro rappresentando una tradizione del paese. Adesso anche il prete figura tra i figuranti, adesso lo vedrete come cacciatore addirittura, quindi qua partecipano tutti i cittadini di Cepagatti, è veramente una tradizione stupenda. Una vera e propria festa a cui partecipa tutta la città. Sì, è una festa bellissima che partecipa tutti i cittadini di Cepagatti e vengono tantissimi da fuori, quindi vengono ogni anno a vedere le tradizioni che si ripetono e vedere le tradizioni di Cepagatti, che è una cosa stupenda. Magari c'è chi ritorna in paese. Sì, ritornano da fuori, ritornano da Torino, vi sono tanti immigrati che tornano da Susa, specialmente da Susa. Abbiamo tanti cittadini che tornano per le tradizioni di Cepagatti e per la festa di San Rocco. Io vorrei ringraziare loro perché effettivamente ci danno un contributo e un apporto bellissimo.